Tu che cosa ne dici, mamma Pig? Io dico che sembra piacevole. Ma è a centinaia di chilometri da qui, perfino in un altro paese. Per favore, papà Pig! Va bene. Partiremo tutti e quattro. Evviva! Questa è la stazione dei treni. La signorina Coniglio è il macchinista. In carrozza! A tutto vapore! Siamo quasi per arrivare, mammina. No, Peppa. È un viaggio molto lungo. Devi fare la brava ed essere paziente. Perché non canti una canzone per distrarti? D'accordo. Su e giù, il treno fa ciuf ciuf. Viaggia e va in paesi e città, mai si fermerà. Io l'ho cantata la canzone, dovremmo essere quasi arrivati. Oh no, dobbiamo fare ancora tanta strada, Peppa. Pensa, arriveremo a destinazione soltanto domani mattina. Mammina, come faremo stanotte? Dove possiamo andare a dormire? Qui, Peppa. Ma questa non è una camera da letto, papino. Guardate un po' qua. Dei letti magici. E qui è dove ci laveremo i denti. Evviva, c'è un bagno magico. E c'è anche un mini lavandino con dei mini rubinetti. E non è ancora tutto. Una tazza magica, bella. Mi domando a che serva questo pulsante. Oh! Papino è riuscito a trovare la doccia magica. Desidera? Passaporti, prego. Oh, certo. Ah, così lei è signor Pig, quel signor Pig. È stato chiamato per collaudare il nostro calcestruzzo. Esatto. Come mai mi conosce? Oh, suo lavoro su calcestruzzo è famoso nel nostro paese. Ma chiedo scusa, la sto disturbando. Buonanotte. Buonanotte. Salve! Il signor elefante è venuto a prendere Edmond. Signor elefante! Aiuto! Siamo incastrate! Non preoccupatevi, signore! Vi tiro fuori io! Non lo faccia! Si incastrerà anche lei! È una trappola! Ah! No! Sono incastrato! Papà Pig, Peppa e Susie sono venuti a prendere George. Oh, ma quanto siete carini, tesorucci! Ma dove sono i vostri genitori? Aiuto! Siamo incastrati! Questo di solito è quello che succede a me. Anzi, è esattamente quello che succederà anche a me. Dovrò entrare lì dentro e resterò incastrato. Possiamo entrare io e Susie? Noi siamo più piccole. Gentile da parte vostra, ma questo è compito mio. Come adulto, spetta a me sacrificarmi. Ma papino... Sta tranquilla, Peppa. Se dovessi restare incastrato, avvertirò i soccorsi. Sì, sono incastrato. Fortuna che ho con me il telefono. Pronto? Servizio di soccorso. Oh, vedo che è qui anche lei. Sì, non posso muovermi in questo momento. Allora non c'è nessuno che possa salvarci. Ci siamo noi, papino. Noi piccole salveremo voi grandi. No, no, mi fate il solletico! Evviva! Mille grazie per averci salvati, Peppa e Susie. Ippi! Urrà! Adesso possiamo tornare tutti a casa. I piccoli rientrano nell'area giochi. Peppa, fa uscire tu i tuoi amichetti, grazie. Certo, papino. Ma prima anche noi dobbiamo giocare un po'. Peppa e Susie adorano l'area giochi. Tutti adorano l'aria giochi. Mi sembra che non abbiano molto odore. Certo, perché sono fatti di plastica. Sono fatti di plastica? Sì, garantiti per durare una vita intera. Se ne compra uno, ne ha quattro in omaggio. No, grazie, signor Volpe. Avete comprato anche del pesce, peccato. Io avrei potuto vendervene di migliore. Niente pesce di plastica, grazie. Questa non è plastica. Beh, veramente lo è. Ma è un pesce giocattolo incredibile! Sentite un po' come canta? Bella stella in cielo stai, brilla e non ti spegner mai! E servono solo 24 batterie! Oh, è bellissimo, vero mamma e papà? Lo possiamo comprare, papà? No! Per favore, lo possiamo portare a casa, così canterà tutto
il giorno. No, mi dispiace, Peppa. A casa nostra non c'è la necessità di un pesce cantante. E va bene. La ringrazio, signor Volpe, ma abbiamo già comprato tutto quello che ci serviva. Davvero? Ci sarà pure qualcos'altro di cui avete bisogno. Che ne dice di un antico vaso cinese che non si romperà mai? Perché è fatto di plastica? È veramente carino, ma non ci serve proprio niente, grazie. Comincia a piovere. Ora ci bagneremo tutti. Niente paura, ho qui quello che ci vuole. Ecco a voi degli ombrelli. Sì, li prendiamo. Grazie, 4 ombrelli, per favore. Il banco del signor Volpe vende di tutto. Avete visto? È stata una grossa fortuna che siate venuti da me. È vero, grazie di nuovo, signor Volpe. E la novità è che, soltanto per oggi, comprando 4 ombrelli si riceve in omaggio un fantastico pesce cantante. Oh, che bello! Bella stella in cielo. Peppa adora il mercato. Tutti adorano il mercato. Ho ricevuto una stellina scolastica. Ma è una cosa fantastica, Peppa. Ricordo che Madame Gazzella ha dato anche a me una stellina scolastica quando ero piccola. Tanto tempo fa, quando mamma e papà Pig erano piccoli, Madame Gazzella era la loro maestra. Si merita proprio una stellina scolastica. Io ero talmente felice. Hai ricevuto tante stelline scolastiche, mammina. Oh, certo. Papino, hai ricevuto tante stelline scolastiche anche tu? Beh, è passato tanto di quel tempo ormai, non lo ricordo, mi dispiace. No, sono praticamente certa che tu non ne hai ricevuta nessuna. Tu non hai mai ricevuto una stellina scolastica, papà? No, mai ricevuto stelline scolastiche. Neanche una piccola piccola? No. Comunque, come ha detto Papà Pig, è passato tanto tempo ormai, Peppa. E poi non è che siano così importanti. Ma che cosa dici, mammina? Sono molto importanti, invece. Non è vero, Papino? Certo, Peppa. Sei triste perché non hai mai ricevuto una stellina scolastica, Papino? Beh, sai, nella mia vita ho fatto molte altre cose di cui essere orgoglioso. Mi è venuta un'idea. Se fai un bel disegno e lo fai vedere a Madame Gazzella, forse lei te ne darà una adesso. Le stelline scolastiche sono per i piccolini, Peppa, non sono per adulti. Ecco, ora il tetto della scuola è riparato. La ringrazio, signor Toro. Lei ha fatto a dir poco un meraviglioso lavoro. Merita una stellina scolastica. Oh, grazie, Madame Gazzella. Guarda, Papino, il signor Toro ha ricevuto una stellina e anche lui è un adulto. È sera. Peppa e George sono a letto. Pronto? Signorina Coniglio dell'Eli Soccorso. Il signor Patato vola via col palloncino. Aiuto! Aiuto! Arrivo immediatamente. Un momento. Non posso fare un salvataggio vestita così. Chi vuole essere la regina del carnevale mentre io vado a fare un salvataggio? Io! Ecco a voi! Secondo me è meglio se la faccio io la regina, perché sono molto brava a comandare. Oh, anche io so comandare. Dovrei essere io la regina, perché sono la più brava a fare il saluto. Perché non vi mettete d'accordo e fate tutte e tre la regina? E va bene, io metto in testa la corona. E io mi siedo sul trono. Io invece indosso il mantello. Aiuto! Aiuto! La signorina Coniglio sta andando a salvare il signor Patato. Sto arrivando da sotto con l'elicottero. Ah, faccia attenzione! Ops, scusi tanto, signor Patato. Si tenga forte, la raggiungo da sopra. Signorina Coniglio, mi dica qual è il suo piano. Io non faccio mai piani. Improvviso a seconda della situazione. Pilota automatico inserito, buona giornata. Ora è il pilota automatico a guidare l'elicottero. Ciao! Arrivederci. Allora, come facciamo a far scendere questo palloncino? Lo faccio scoppiare? No! Non faccia scoppiare il palloncino! D'accordo, come vuole, allora allenterò il nodo. La signorina Coniglio vuole far uscire l'aria dal palloncino. No, ferma, ferma! Fatto! La signorina Coniglio ha salvato il signor Patato. La ringrazio. Evviva! Ora
posso tornare a fare la regina del carnevale. Oh, beh, io direi che adesso abbiamo ben 3 regine del carnevale. Questo è il miglior carnevale di tutta la mia vita. Peppa adora il carnevale. Tutti adorano il carnevale. E siete arrivati al momento del pasto. I pinguini mangiano pesce. I pinguini sono molto bravi a prendere i pesci e a dondolarsi. E adorano nuotare. Se guardate attraverso il vetro, vedrete i pinguini nuotare sott'acqua. Bravi. Sono dei veri fenomeni a nuotare. Già, è per questo che abbiamo una fantastica piscina per loro. Che spiegazione interessante. Grazie infinite, signora Coccodrillo e signor Leone. È stato un piacere, signora Gnu. Gazzella. Ah, sì, mi scusi, Gazzella. Quale animale andiamo a vedere adesso? Eccolo, già lo vedo. Quanto è alto! È una giraffa! Sì, quello è il mio papà. È anche lui un custode dello zoo. Buongiorno, sono il signor Giraffa. Buongiorno, signora Giraffa! Ci può far vedere di quale animale si occupa lei? Provate a indovinare. Che gabbia grande, guardate! Deve essere un animale selvatico e che vola. Forse si sta nascondendo e ci sta guardando. E aspetta di aggredirci! Le farfalle! Il signor Giraffa si occupa delle farfalle. È il momento del pasto delle farfalle, signor Giraffa. Già, e le farfalle si procurano tutto il cibo necessario dai fiori. È incredibile che riescano a vivere nutrendosi esclusivamente dai fiori. Piacerebbe anche a me mangiare soltanto dai fiori. Già. Con tutto questo parlare di mangiare mi è venuto appetito. Anche a me. Bene, è l'ora del nostro pasto. Che cosa c'è per pranzo oggi, signor Leone? Oggi è previsto pranzo al sacco per tutti. Un panino, succo di frutta e una bella mela. Che bello, un picnic in una scatola. Forza, si mangia! Evviva! Il signor Leone adora il momento del pasto allo zoo. Tutti adorano il momento del pasto allo zoo. Qui è dove faremo il picnic. Sotto al nostro albero da picnic. È l'unico nel giro di chilometri. Però fa un gran caldo. Avete portato dell'acqua? Naturalmente, ne abbiamo tutti bisogno. L'acqua è un bene prezioso qui nel deserto, quindi non... Oh, è bella fresca! Sprecatela! Papà, la devi bere quell'acqua! Non si può usare per farsi la doccia! Oh. Non si preoccupi, facciamo un bel picnic alla tipica maniera australiana. Ah, che idea deliziosa! Dobbiamo raccogliere legna per il fuoco. Non c'è bisogno della legna, quando si può usare il gas. Il signor canguro ha un barbecue a gas. Quando noi facciamo un picnic, prima o poi arriva anche la signora Anatra. Oh, non c'è pericolo che la signora Anatra si faccia viva in mezzo al deserto. Questo animaletto si chiama ornitorinco. Da noi invece arriva sempre la signora ornitorinco quando facciamo un picnic. Il pranzo è pronto! Pannocchie arrostite per tutti quanti! Evviva! Peppa adora le pannocchie arrostite. Tutti adorano le pannocchie arrostite. È arrivato il momento di giocare. Certo, hai ragione. Ecco la mazza da cricket. Oh, voi giocate a cricket qui in Australia? Se giochiamo a cricket, chiede? Noi giochiamo a cricket dalla nascita. Cricket! Come si fa questo gioco? Colpendo la palla con la mazza. Ah! Se uno la prende, l'altro è fuori. Pronto, papino? Presa, sei fuori. Ah, tocca a te, Peppa. Grande tiro, Peppa! Oh no! La palla è finita sull'albero! L'unico albero nel giro di chilometri e la palla è andata a incastrarsi proprio lì! Ti tiro su io, Peppa. Tu prova a vedere dov'è la palla. C'è un orsacchiotto che la tiene stretta stretta in mano. No, ti sbagli! Non è un orsacchiotto, Peppa! Questo è un koala! Grazie mille! Il koala è l'animale più dolce che abbia mai visto in vita mia! Potrebbe mostrarci cosa si deve fare nel caso di una vera emergenza? Certo! Ve lo farò vedere con l'aiuto di questo orsacchiotto e di questa palla! Oh. Un giorno l'orsacchiotto stava giocando a pallone quando, ops, è inciampato sulla sua palla!
qualcuno ha chiamato un'ambulanza. Freddy, ti dispiacerebbe fare il suono dell'ambulanza? Nina, Nina! La prima cosa da fare è vedere se la persona è cosciente. È cosciente, signore? Sì, dottore. E saprebbe dirmi come si chiama? Il mio nome è signor Teddy. È in grado di dirmi che è successo, signor Teddy? Sì, sono inciampato sul mio pallone. È una cosa un po' sciocca, non trova? Mettiamo questo pallone dove nessun altro potrà inciamparci. Adesso mi dica, signor Teddy, dov'è che sente dolore? Mi fa tanto male il braccio. Allora facciamo subito una bella fasciatura, ecco qua. E dal momento che è stato tanto coraggioso, si merita un bel distintivo. Avete visto? È così che funziona un'ambulanza. Meraviglioso. Avanti, dite grazie al gentilissimo dottor Orso Bruno. Grazie, dottor Orso Bruno. È stato un piacere. E ricordate, guardate sempre dove mettete i piedi, altrimenti... Oh! Oh! Il dottor Orso Bruno rotola giù per la collina. Ai! 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 Si è infilato dentro dei cespugli spinosi. Ai! Ai! Oh! Ha sbattuto contro un albero. Oh! 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 E gli sono cadute delle mele in testa. Oh! Oh, che disgrazia! Chiamiamo un'ambulanza. L'ambulanza è qui, Madame Gazzella. Oh, è vero! Tutti sull'ambulanza! Salite! Evviva! Stia tranquillo, dottor Orso Bruno. Ci siamo qui noi in soccorso. Grazie, ma non credo di aver bisogno di aiuto. Credi che sia una buona idea, Pedro? Non ti preoccupare, io sono Super Pedro. Ai, oh. Oh, cielo, che cosa è successo? Tiddles è caduta proprio sul naso di Pedro. Mi fa male il naso. Povero Pedro. Ora telefono subito al dottore. Qui parla il dottor Orso Bruno. Un colpo al naso, ha detto, sarò lì fra un attimo. Allora, dove si trova il paziente? Sono qui. Mi fa un po' male il naso. Ho capito. Fai... Ah... C'è bisogno di mettere un cerotto. Ecco, così andrà molto meglio. Evviva! I miei occhiali non funzionano più. Gli occhiali di Pedro sono coperti di fango. Oh, dottor Orso Bruno, potrebbe aggiustare gli occhiali di Pedro? No, non posso. Per questo deve rivolgersi a un oculista. L'oculista è un dottore che si occupa di occhi e occhiali. Perfetto, il mio papà è un oculista. Pronto? Qui parla il dottor Pony. Un paio di occhiali che non funzionano, ha detto? Allora arrivo subito. Ciao, ciao, papino. Ciao, figliolo. Dimmi, qual è il problema? I miei occhiali non funzionano più. Riesci a leggere queste lettere? No, ti ho detto che i miei occhiali non funzionano. Ma no, hanno soltanto bisogno di una bella pulita. Ecco, così va meglio? Sì. Grazie mille, papino. Il dottor Pony ha sistemato gli occhiali di Pedro. Evviva! Vi ringrazio tanto. Ora è tornato tutto alla normalità. Ma anche Tiddles ha bisogno di soccorso. La cosa più evidente è che agita le zampe in aria. Si direbbe che sia capovolta, non trova? Signora Anatra sta andando più veloce della nostra barca. Vuole gareggiare con noi, signora Anatra? Allora a tutto vapore! questa barca non può andare un po' più veloce? No, questa è la velocità massima. Oh. Comunque, forse dovresti rallentare. Ci stiamo avvicinando a una montagna. Ha ragione, c'è una montagna davanti a noi. Finiremo per schiantarci contro. No, entreremo dentro questo tunnel. C'è un tunnel che attraversa la montagna. Qui dentro è tutto buio. E senti come sono buffe le nostre voci.
Bello! Abbiamo navigato nel cuore di una montagna! Devo riconoscere che questa chiatta è molto divertente! Guardate! Laggiù c'è un'altra montagna! Questo significa che c'è di sicuro un altro tunnel! Non questa volta! Oh! Non c'è nessun tunnel! Allora che cosa facciamo? Semplice! Passiamo dall'altra parte! No! Non esiste al mondo che una barca possa passare dall'altra parte! Ti sbagli invece, grazie alla chiusa! Guardate! Vi faccio vedere! Mamma cane apre il cancello della chiusa! Avanza pure, capitano! Aspetta lì mentre io chiudo il cancello della chiusa! Adesso faccio entrare l'acqua per far salire la chiatta! Guardate, stiamo salendo! L'acqua entrando solleva la chiatta! Adesso apro questo secondo cancello! Avanza pure, capitano! Avanti a tutto vapore! Oh, dov'è finita la terraferma? Navighiamo nel cielo! Stiamo passando sopra un ponte! Esatto! Grazie a questo ponte possiamo navigare sulla valle sottostante! Navigare su nel cielo! Può esistere un'avventura più fantastica di questa? In barca su nel cielo! Ve ne mostro un'altra che richiede una grande abilità per essere coltivata! Una pianta di pomodori! Ma mi sembrano piccolissimi, nonno! Tieni, Peppa, assaggiane uno e dimmi che sapore ha, provalo! Vediamo, ha il sapore... di niente! A dire il vero, non sono ancora del tutto maturi! Buongiorno, nipotini miei! Ciao, nonna Pig! Per favore, potrei avere qualche pomodoro? No, temo che i pomodori non siano ancora maturi, forse aspettando qualche settimana. Ma volevo fare un'insalata di pomodori per pranzo. Anche nonno cane coltiva i pomodori, nonnina. Già, può darsi che nonno cane ce ne possa dare qualcuno. Non avrai mica intenzione di chiedere a nonno cane quei suoi vecchi pomodori avvizziti. Ehi là, nonno cane, ciao! Oh, salve nonna Pig! Sono felice di vederla in questa splendida mattinata! Avrebbe dei pomodori da prestarmi? Da prestarle! Lei può raccogliere tutti i pomodori che desidera! I pomodori hanno fatto una magnifica riuscita quest'anno! Sembrano molto più grandi dei tuoi pomodorini, nonno Pig! Saranno anche più grandi, ma questo non significa che siano anche più buoni! Peppa, ti andrebbe di assaggiarne uno? Sì, molte grazie! Delizioso! Nonno cane, questo è il pomodoro più buono che abbia assaggiato in tutta la mia vita! Qual è mai il segreto di questi pomodori? Io non avevo intenzione di coltivarli, ho solo messo dei vecchi semi di pomodoro in quell'angolo e loro sono cresciuti! Riempia pure il suo cestino, sono troppi per me! La ringrazio, farò una gustosa insalata di pomodori! Ah, io conosco un'ottima ricetta per l'insalata di pomodori! Meraviglioso! Ce la può fare lei? Il problema è che per la mia ricetta serve il basilico! E purtroppo non ho pensato a coltivarlo. Mio nonno ha una montagna di basilico profumato. Sul serio? Oh, certo! Ne ho un mucchio dentro la mia serra. Vieni a vedere. Ecco, l'acqua sta tornando! Proprio come avevo detto! L'acqua sta liberando la barca del nonno dalla sabbia. Stiamo ballonzolando su e giù. Siamo pronti per veleggiare! Ai tuoi ordini, Capitan Nonno! Ai posti di manovra! Io adoro andare in barca a vela! Ehi là, vento in poppa, Nonno Pig! Va tutto bene a bordo? Serve aiuto o qualche consiglio, vecchio mio? Ce la stiamo cavando perfettamente, grazie! Arrivederci! Guarda, Nonno, loro vanno più veloci di noi! Non si deve avere fretta quando si va in barca a vela. Stiamo ballonzolando su e giù. La barca va su, la barca va giù. La barca va su, la barca va giù. Adesso sale, sale e poi riscende giù. La barca va su e giù. E là, vento in poppa, nonno Pig! È meglio rientrare prima che arrivi la bassa marea! Se fa tardi, rischia di rimanere arenato sulla sabbia! Grazie del consiglio! Ci vediamo! A dopo! Non ho intenzione di dargli ascolto. Per quanto riguarda le maree, io ne so decisamente più di loro! La barca va su, la barca va giù. La barca va su, la barca va giù. Adesso sale, sale. Oh!
Abbiamo smesso di ballonzolare. Ah, evidentemente è arrivata la bassa marea. Vuol dire che siamo arenati sulla sabbia, nonno? Già, ma solo finché non torna l'alta marea, quando l'acqua ci farà galleggiare di nuovo. E quando torna l'alta marea? Domani mattina. Oh! Trascorreremo la notte in barca, che cosa ne dite? Facciamo un pigiama party, evviva! È meglio fare un colpo di telefono a nonna Pig. Peppa e George aiutano nonno Pig nel suo giardino. Allora, oggi noi tre faremo uno stagno. Cominceremo con lo scavare una grossa buca. Arriva il signor Volpe. Salve, signor Volpe. Buongiorno, nonna Pig. Che cosa posso venderle questa mattina? Non ho bisogno di nulla, grazie. Oh, dov'è nonno Pig? Gli servirà qualcosa? Il nonno è impegnato, sta facendo uno stagno. Stagno, ha detto? Allora qui ho giusto quello che ci vuole. Ecco un nanetto pescatore. Delizioso. È antico, un pezzo unico. Bene, lo prendo. Peppa, George e nonno Pig stanno lavorando sodo alla buca. Peppa ha trovato una tazza. Oh, sembrerebbe una tazza da tè molto antica, Peppa. George ha trovato un osso gigantesco. Dinosauro! Già, potrebbe veramente essere un osso di dinosauro, George. Ah, e questa cos'è? Nonno Pig ha trovato una moneta d'oro. Abbiamo trovato un tesoro, nonno Pig. Come sta venendo lo stagno? Molto bene. Guarda, abbiamo dissotterrato una tazza, un osso e una moneta. È un tesoro sepolto. Che cosa eccitante. Anch'io ho un tesoro qui. Ma che dici? Quello non è un tesoro, è un nanetto pescatore, nonna Pig. A nonno Pig non piacciono i nanetti da giardino. Il signor Volpe mi ha detto che è antico, molto raro, un pezzo unico. Non dubito che l'abbia detto. Nonnino, credi davvero che scavando la buca abbiamo trovato un tesoro sepolto? Non ne sono sicuro, ma al museo sapranno dircelo. Questo è il museo. Salve, vi posso aiutare? Buongiorno, signor Coniglio. Ecco, noi abbiamo dissotterrato un tesoro. Darò un'occhiata a quello che avete trovato. Una pregiata tazza cinese, interessante. Che cos'altro mi avete portato? Una moneta. Già, questo assomiglia al sentiero di Cappuccetto Rosso. Infatti non sarei sorpreso se ci imbattessimo in un grosso lupo cattivo. Buongiorno, signor Pig. Il signor Lupo. Buongiorno, come sta, signor Lupo? Molto bene, la ringrazio. Solo un tantino affamato. Stavo per l'appunto cercando di decidere dove andare a pranzo. Io sto andando a casa della mia nonnina per pranzo. Dici sul serio, Peppa? Già. Ed è lontana? Non è lontana, questa è una scorciatoia. Arriveremo in un lampo. È interessante. Ah, bene, allora alla prossima. Arrivederci. Ciao, ciao. È stato proprio come nella favola di Cappuccetto Rosso. Incontrare il signor Lupo nel bel mezzo del bosco mentre sto andando a casa della mia nonnina. Ora da che parte, Papà Pig? Non ne sono sicuro. Laggiù c'è una casetta. Chiediamo qual è la strada giusta. È permesso? Si può? C'è nessuno in casa? Mi domando chi viva qui, nel bel mezzo del bosco. Ci sono tre sedie. E tre ciotole piene di zuppa. Ciao, Peppa. Ecco Belinda Orso con la sua mamma e il suo papà. Buongiorno a tutti. Buongiorno, signori Orso. Siamo spiacenti per il disturbo. La porta era aperta e così siamo entrati. Sì, avete fatto benissimo. Per noi è un piacere vedervi. Volete restare per il pranzo, Peppa? C'è una buona zuppa. Non è né troppo calda né troppo fredda. È proprio a puntino. Grazie, ma veramente stavamo andando a pranzo a casa di nonna e nonno Pig. Potreste indicarci la direzione, per favore? Questo sentiero vi porterà dritti a casa di nonna Pig. Molte grazie. Arrivederci. Arrivederci. Bello! È stato proprio come nella favola di Riccioli d'Oro e i tre orsi. Oh, già! Con una casetta nel bosco e tre sedie. E con tre ciotole di zuppa. Siamo finiti dentro una favola. Ma tu ce l'hai una palla? No! Non fa niente! Faremo finta di giocare con una palla finta. Dai, prendila, Danny! Ora le do un calcio fortissimo.
Ed ecco Rebecca Coniglio. Ciao, ciao, Rebecca. Lo sai, noi stavamo giocando con una palla finta. Ma poi Danny con un calcio l'ha tirata laggiù. Davvero? Io so un altro gioco dove si fa finta. Voi dovete indovinare chi sono. Tu sei un coniglio. Ma no, io faccio finta di essere qualcun altro. Sei per caso un asinello? No! Sei un elefante con la pelliccia? No! Sei un razzo spaziale? No! Puh, ci vorrà un sacco di tempo per indovinare, secondo me. Chiedetemi se sono grande. Sì, sei grande? No! Vi darò un piccolo indizio. Io sono un vegetale. Ci potresti dare un altro suggerimento? Chiedetemi se sono una carota. Tu sei una carota? Esatto! Evviva! Anche George vuole giocare. George, tu devi fare finta di essere quello che vuoi e noi dobbiamo indovinare che cosa sei. Sei un dinosauro. Così è troppo facile, George. Pensa che puoi far finta di essere qualsiasi cosa esista al mondo. George sta pensando. Sei un dinosauro. Ciao a tutti, amici. Arriva Pedro Pony. A cosa state giocando? Giocavamo a far finta di essere qualcosa, ma temo che adesso questo gioco sia finito. A te invece quale gioco andrebbe di fare, Pedro? Vorrei saltare su e giù nelle pozzanghere di fango. Sì! Andiamo a cercare le pozzanghere di fango. Oh, ma qui non ci sono pozzanghere. Serve la pioggia per fare le pozzanghere. Possiamo fare finta che stia piovendo. Le gocce, la pioggia, poi scende giù e fa flu flu, plim 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 plim. Possiamo andare a scuola con il monopattino, ti prego, papà. Buona idea, Peppa, sarebbe anche un ottimo allenamento. Evviva! Pronti ai posti? Via! Whee! Aspettatemi, ci vediamo dopo, mamma Pig! Ciao, a più tardi! Peppa e George vanno a scuola col monopattino. Non così in fretta! Sbrigati, Papino! Papino non ce la fa! Aspettatemi! Peppa e George arrivano a scuola. Ciao, ciao, Papino! Ciao, ciao! Ciao! Oh, che fatica! Non mi resta che tornare a casa a piedi. Quanto vorrei avere delle ruote a disposizione. Un momento, ma io ho delle ruote. Whee! Ah, questo sì che è divertente. A Papà Pig piace andare in monopattino. Brum, brum, whee! Papà Pig, stai andando sul monopattino di Peppa? Sì, andare in monopattino è divertente. Dovresti provarci anche tu qualche volta. Peppa e George stanno facendo un disegno a scuola. Madame Gazzella, noi oggi siamo venuti a scuola con il monopattino. Molto bene, Peppa e George, è una splendida idea. Fate tutti un bel disegno su come siete venuti a scuola oggi. Io sono venuta in bicicletta. Benissimo. Io sono venuta a piedi. È così bello respirare l'aria fresca al mattino. Mio nonno mi ha accompagnato con il carro attrezzi. Brum, brum, brum. Ah, delizioso, Danny. Io, io, io. E va bene. Evviva! Siete tutti pronti? Sì, signora Lupo. Dovete prendere fiato. Fiato. Trattenerlo un po'. Un po'. E ora soffiare. Ho fatto due bolle, mamma. Tante bolle che volano nel cielo. Guardate che grande quella bolla. Non è una bolla, Pedro. Quella lassù è la luna piena. Ah. Lo sapete che cosa si deve fare quando c'è la luna piena? Si deve ululare. Perché si fa così? È quello che fanno tutti i lupi. Ululiamo alla luna. Wendy, puoi insegnare anche a noi a ululare? E va bene. Prima dovete guardare tutti quanti la luna. E dopo ululate. Au! Au! Wendy Lupo ha insegnato a tutti a ululare come i lupi. Accipicchia! Chi ha ululato così? Non sono stata io. E neanche io. Non
è stato nessuno di noi. Aiuto! È un animale selvaggio! Ma è nonna lupo! Buon compleanno, Wendy cara! Ciao, nonnina! E voi, se non sbaglio, siete gli amici di Wendy. Piacere di conoscervi! Buonasera, nonna lupo! Però, che orecchie grandi che ha nonna lupo! Per sentirvi meglio, piccolini miei! E che occhi grandi che ha nonna lupo! Per guardarvi meglio, piccolini miei! E che denti grandi che ha nonna lupo! Sì, Pedro, per mangiare meglio la torta di compleanno! Via! Ciao, nonna Pig! Ciao, nonna Pig! Ciao, ciao, nipotini miei! Mi raccomando, fate i bravi! E tu, George, non infangare il tuo berretto nuovo! Promettiamo di non permettere che il nuovo berretto di Giorgio si infanghi. Ti ringrazio, nonno Pig. Ciao, ci vediamo dopo. Ciao, ciao, ciao. Venite con me, Peppa e Giorgio. Coraggio, andiamo tutti giù nel mio orto. Sì. George, ricorda quello che ha detto mamma Pig del berretto. Sì, sì, nonna Pig, sta tranquilla, andrà tutto bene. Peppa e George hanno trovato un enorme mucchio di letame. Questo, nonno Pig? Che cos'è? Questo è letame! Una sostanza meravigliosa che va messa sulla terra per far crescere le mie verdure belle e forti. Ma ha proprio un odore puzzolente. Già, è la cosa più sporca e puzzolente del mio orto. Anzi, è meglio che voi due stiate un po' lontani, nipotini miei. Ecco, adesso andiamo a spargere il nostro bel concime. Questo è l'angolino dei cavoli di nonno Pig. Buongiorno, cavoletti! Gradireste un po' di nutriente letame? Si sta alzando il vento! Tieni forte il tuo berretto, se no vola! Oh no! Il vento ha fatto volare il berretto di George! George, corri! Va a prenderlo! Il berretto di George si è impigliato su un ramo! George, sei tutto sporco di fango! Oh! Ma il tuo berretto è ancora pulito. Per fortuna non è caduto a terra. Spostati, adesso lo riprendo io. Forse sarà meglio che ti dia una mano. Dai, posso farcela da sola, nonno. Oh no. Questo è l'orto di carote del signor Coniglio. Ascoltatemi bene, il coniglio Pasquale è molto timido e non verrà se lo guardate. Andiamo ad aspettare dentro. La casa di Rebecca Coniglio è sottoterra. Senti, Rebecca, ti è mai capitato di vedere il coniglio Pasquale? No! Ma il coniglio Pasquale è un coniglio, giusto? Certo! E anche tu sei un coniglio, no? Certo! Secondo te che aspetto ha? Io penso che assomiglia a me, solo un po' più grande. Io credo che il coniglio Pasquale abbia un razzo sulle spalle. Già, è un coniglio coi superpoteri. Io credo che il coniglio Pasquale abbia una bacchetta magica. E io credo che il coniglio Pasquale debba essere molto grande per trasportare tutte quelle uova ovunque. No, io credo che il coniglio Pasquale sia invisibile. Cosa? Invisibile significa che non si può vedere. Molto divertente. Oh, qualcuno sta nascondendo un uovo. Deve essere il coniglio Pasquale. Mi piacerebbe poter vedere il vero coniglio Pasquale. Forse lo possiamo vedere se guardiamo dalla finestra. Sì! Ma io non riesco a vedere un bel niente. Non riusciremo mai a vedere il coniglio Pasquale. Ricordate, non dovete sbirciare. Scusa, mammina. Ciao a tutti. Oh, ciao, papà Coniglio. Come stanno le tue carote? Quali carote? Le carote che sei andato a controllare. Oh, stanno benissimo. Papà, sei riuscito a vedere il coniglio Pasquale? No, ma sono più che sicuro che il coniglio Pasquale è già arrivato ormai. Pensi che possano cominciare la caccia alle uova in giardino? Oh, certo, direi proprio di sì.
immagino. Il mio deve essere un castello bello. Peppa, che ti ha detto di fare esattamente Madame Gazzella? Ci ha detto che dobbiamo usare la nostra immaginazione. Ed è un castello meraviglioso quello che ho immaginato per me, Papino. E il mio castello deve essere abbastanza grande da poterci vivere dentro. Sì, capisco. Oh, cielo. A casa di Susie Pecora è ora di colazione. Madame Gazzella ti ha detto di costruire un vero palazzo delle principesse? Sì, anche con tutti quei pezzi complicati. Salve, buongiorno. Pronto? Mi dispiace, ma oggi non posso venire al lavoro a causa di un progetto scolastico. Per sua figlia? Sì, esatto. Serve aiuto? Grazie, ma credo di essere in grado di cavarmela. Così voglio che diventi il mio castello, però molto, molto più grande. Se deve essere così grande, bisognerà usare del cemento. No, Papa Pig, dobbiamo soltanto trovare uno scatolone delle dimensioni giuste. Abbiamo una scatola così grande? No. Salve, una consegna per Papa Pig. Non ricordo affatto di aver ordinato una cosa tanto grande. Ah, ecco, certo, è la nuova lampadina. Come mai usano imballaggi così grandi per oggetti simili? Vuole che porti via io questo scatolone? Oh sì, la ringrazio molto. No, Papino, serve a noi questo scatolone. Guarda che cosa ha trovato. Bene, così il tuo castello è quasi fatto. Evviva! Non è per niente quasi fatto. Dobbiamo incollarci delle cose sopra, dipingerlo, aggiungere la porporina. Porporina? Pronto? Pronto? Posso parlare con Peppa, per favore? Per te, Peppa, Susie Pecora. Ciao, Susie, tutto bene? Come sta andando il tuo progetto scolastico? Sta andando benissimo. Ci vogliono più torri, mamma, e devono essere molto più alte. Il tuo castello a che punto è, invece? È un lavoro molto difficile, ma per fortuna la mia mamma e il mio papà mi stanno aiutando un pochino. Adesso costruite le vostre maschere. Peppa usa carta velina colorata. Ecco, io ho fatto una maschera a forma di farfalla. Danny Cane sta usando dei bottoni e delle cannucce. Io invece ho costruito una maschera da robot. Susie Pecora usa delle piume. Io ho fatto una maschera da gufo magico. Io ho fatto una maschera da supereroe. Io ho fatto una maschera da carota. E il mio fratellino Richard è una mini carota, guardate. A noi piacciono le carote. George ha fatto una maschera da dinosauro. Dinosauro! Bello! Dimmi, Edmond, la tua che maschera è? Questo è il Sistema Solare, con tutti i pianeti. Già, certo. Ho incluso anche Plutone, malgrado venga classificato soltanto come planetoide. Molto bene, Edmond. Edmond Elefante è un sapientino. Allora, avete finito tutti? La mia sarebbe più bella con un po' di porporina. Per favore, possiamo avere la porporina, Madame Gazzella? Porporina! Ci sono tanti oggetti luccicanti che potete usare! Nessuno è bello come la porporina! Porporina! No, la porporina si sparpaglia ovunque. È difficilissimo liberarsene una volta che si rovescia. È una vera e propria seccatura. Però è così speciale e magica. Per favore, possiamo avere la purpurina? Per favore! Va bene, ma una condizione. Promettete solennemente di fare molta, molta attenzione a non rovesciarla? Sì, promesso! D'accordo, vado ad aprire l'armadietto della purpurina. Madame Gazzella tiene la purpurina ben chiusa a chiave. Ricordate bene, avete promesso di usare la purpurina con molta, molta attenzione. Ecco, questa è la mia casa. Ma no, Molly, questa è la casa di Rebecca. Rebecca Coniglio abita dentro la collina. Ciao, amiche. Ciao, Rebecca. Molly è la mia nuova vicina di casa. Sì, e quindi dove abiti, Molly? Ci siamo trasferiti sotto la casa di Rebecca. Vieni a vedere. Le talpe vivono sottoterra. La nostra casa non è ancora finita. Ti presento il mio papà che la sta costruendo. Ecco il signor Talpa. È molto bravo a scavare. Ti piace la tua nuova camera da letto, Molly? È molto carina e comoda. Lei è la mia nuova amica, Peppa. Buongiorno, signor Talpa. Piacere di conoscerti, Peppa. Papà Pig è venuto a prendere Peppa. Sono
Sono qui! C'è nessuno? Oh, salve, papà Pig! Come posso aiutarla? Lei sa dove abita la famiglia di Molly Talpa? Sì, si sono trasferiti proprio sotto di noi. Come sarebbe sotto di voi? Sì, è davvero elettrizzante! Ciao, papino! Benvenuto, signor Pig. Prego, si accomodi. Scusi tanto il disordine, ma sa, stiamo facendo un ampliamento. Oh, lo sa, io sono un grande esperto di ampliamenti. Fatemi sapere se avete bisogno di consigli. È gentile da parte sua. Già, perché servono professionisti per costruire una casa. Degli idraulici, elettricisti, architetti. A dire la verità, il signor Talpa e io stiamo facendo tutto da soli. Oh. Buongiorno, signor Pig. Buongiorno, signor Talpa. Posticino interessante avete messo su. La ringrazio. C'è ancora qualche scavo da fare, ma... Il soffitto come si sostiene? C'è un architrave di acciaio oppure di cemento? Prego? Che cos'è un architrave? Beh, ecco... Il lato positivo di scavare una casa è che si può fare ciò che si vuole, dove si vuole.